Antonio è un giovane di 36 anni, sono napoletano e vengo da una famiglia non praticante e sono missionario, faccio parte di una fraternità che si chiama Fraternità Missionaria della Misericordia e io risiedo in Francia. Ci sono persone che frequentano la chiesa, la religione, sono molte, però poi usciti dalla porta della chiesa accade che spesso non viene messo in pratica. Perché accade questo? Ah, Non guarda, si vive fino in fondo forse la... in questi giorni io mi sto imbattendo soprattutto con cristiani praticanti che, ecco, gridano subito all'Apocalisse, no? Sicuramente il messaggio apocalittico è quello più facile da dare perché non chiede nessuno sforzo dalla nostra parte. Invece il messaggio di Cristo sul perdono, proprio oggi leggiamo il Vangelo, no? Dei primi due comandamenti che sono quelli più importanti, amare Dio e amare il prossimo come se stesso. La chiave del cammino di un cristiano è questa. E perché tanti cristiani non vivono questo? Ecco, perché è più facile non vivere questo, no? Perché sicuramente per amare, io dico sempre amare voce del verbo morire, perché quando si ama qualcosa di noi deve morire. Non è possibile amare l'altro ma essendo pienamente se stessi, una parte di noi deve cedere per amore. Certo, a volte si fa difficoltà a far morire magari l'orgoglio Soprattutto quello. rimane. Ok. Quando noi nella messa diciamo il peccato del mondo è l'orgoglio, no? Non si dice peccati, ma il Peccato, peccato, peccato. perché la radice di ogni peccato è l'orgoglio. Caro Marco, pace a te. Guarda, se noi dovessimo parlare solo con chi la pensa come noi, significa che dovremmo parlare a pochissime persone nel mondo. Però ecco, l'incontro non avviene solo quando ci sono opinioni uguali, l'incontro non avviene, o almeno non dovrebbe avvenire, solo quando la persona è come io sono o come io voglio che essa sia. Qual è la differenza, secondo lei, tra l'Italia e la Francia? Ci sono, sotto questo punto di vista religioso, di attività, c'è qualche... Ah, sicuramente in Italia c'è ancora molto più libertà di espressione. In Italia si può ancora camminare senza essere troppo criticati con l'abito religioso, soprattutto i frati in Italia sono abbastanza amati, no? E in Francia già ci sono un po' più difficoltà sotto questo campo. Non è che non si può, ma sicuramente a volte si viene additati, si viene insultati. Sì. Ma la colpa per me non è dell'Islam, ma è della politica vigente attualmente in Francia, no? C'è il motto della Francia, liberté, égalité, fraternité, ma è vero che alcune leggi attuali non fanno sì che l'égalité sia attuata. Io, per esempio, ricordo dopo gli attentati del 2016, ero già in Francia, noi volevamo fare una processione, ma c'era un'obiezione della processione e quindi io con forza mi sono opposto a questa cosa perché dicevo: tutti i venerdì ci sono i fratelli musulmani che pregano in strada. Io non vedo perché io cristiano non posso pregare in strada. Ecco, però, ripeto, è più nelle alte sfere il problema e non tra il popolo. Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
se queste guerre sono l'inizio, per ricollegarmi un po' provocatoriamente a quello che diceva prima, l'inizio di un'apocalisse. Ah, io credo che sia l'inizio di un'apocalisse per alcune persone, no? E apocalisse noi le intendiamo un po' come fine, ma ecco, è la fine di tutti quelli che non arrivano a capire che un cammino di fraternità è possibile. È la fine per tutti coloro che non arrivano ancora a capire che una vita vale molto più di un chilometro di terra. Quindi Certo. sì, ecco, io non credo che sia la fine del mondo, perché questo è solo nel cuore di Dio, ma non credo che Dio ci ha creati per estinguerci, ma ci ha creati per farci fruttificare. E anche in mezzo a queste guerre ci sono semi di speranza, ci sono persone che parlano di bellezza, di generosità e tutt'altro, sì. Tornerà, cosa troverà? Guarda, io non credo che quando lui torni trova molta differenza da quello che ha lasciato 2000 anni fa, perché anche 2000 anni fa c'era chi lo seguiva e chi lo ha tradito, anche 2000 anni fa c'è chi lo ha venduto e chi è rimasto pur nascondendosi perché aveva paura. E io non credo che troverà tanta differenza. Troverà magari un po' più di divisione, perché nel frattempo sono nate altre religioni. Nel frattempo sono nati altri correnti, altri pensieri. Però ecco, i farisei e i sadducei sono qui ancora, no? E Certo. non sono solo quella banda politica dell'epoca, ma ancora oggi troviamo questo. Fra Antonio, infine vi voglio chiedere una parola di conforto per quelle persone che magari sono in crisi, che stanno soffrendo e che magari in qualche maniera hanno perso un po' la bussola, no? E non hanno più i mezzi per comprendere questo momento attuale. Cosa si sentirebbe di dire? Ah, sicuramente io credo che come cristiano, no? Come battezzato, come consacrato, io credo che la sola fiducia sta nell'abbandono, imparare ad abbandonarsi, che forse è la cosa più difficile, perché noi come umani vogliamo sempre gestire, vogliamo sempre pilotare, vogliamo sempre comandare, ma ecco, ci sono delle cose che noi non possiamo spiegare e fare previsioni non ci dà il risultato finale. Quindi io credo che tanti si stanno rompendo la testa da soli perché ecco, già tanti gridano alla terza guerra mondiale, già in tanti gridano alla fine del mondo, ma lo facciamo dal Covid, no? E fiducia, no, arriverà quello che deve arrivare, per scelte sbagliate di alcuni uomini sicuramente. Però secondo me è più importante capire quale sarà il mio ruolo in questo periodo storico, no? Chi scelgo di essere io? Proprio questa mattina leggevo un pensiero che diceva: nella mela si nasconde il seme che creerà il frutteto. Ecco, che seme io voglio essere, no? Cosa scelgo di pensare? Il mio pensiero cosa che crea, la mia azione cosa crea, il mio parlare cosa crea. Quindi ecco, io credo piuttosto che piangerci addosso, dobbiamo prendere delle scelte vere, autentiche, di dire in mezzo a tutte queste guerre chi voglio essere e cosa voglio essere.